Buongiorno, oggi è mercoledì 25 settembre e sto iniziando questa nuova prova che in realtà, non lo so, mi alletta molto ma non so se mi riuscirà. In pratica vorrei fare dei nuovi tipi di vlog sul canale perché mi sono un po' stancata dei soliti, ma allo stesso tempo mi piace troppo vloggare, quindi non posso resistere. Meno chiacchiere e più contenuto di giornate vere e proprie, insomma. Sono le 10.05. Ho fatto colazione, adesso porterò fuori Gertù e nel frattempo faccio due commissioni, poi torno a casa e via in palestra. Ok, outfit da palestra e si va. Tornata e questo è il risultato. Adesso ve lo faccio vedere bene. Sono molto carine. Buongiorno. Oggi è il 26 settembre e domani partirò per Cannes. Sono super felice, super entusiasta. Però oggi mi godo quest'ultima giornata qui a casa, nella mia città, perché poi quando tornerò a casa, cioè settimana prossima, inizierò subito le lezioni, perciò addio divertimenti. Tra l'altro vi volevo parlare di una cosa che mi è stata mandata sempre tramite Octoly. Ormai sapete che collaboro con Mercy Andy da credo 2 anni ormai. Io di questi ne ho tantissimi, tipo quello rosa, unicorno, quello rosso, quello arancione. Io uso e strauso, anzi adesso vi faccio vedere la mia bellissima collezione. E eccoli qua. Sono buonissimi. Allora, i 3 gusti che mi hanno mandato sono Dolce Vita, Into the Wild e Namaste. Questo qui, eccolo. Questo qui è il mio cassetto segreto dove tengo tutti i miei igienizzanti, che sono relativamente pochi perché chiaramente li utilizzo ogni giorno, ovviamente. Quindi niente, guardate quanti ne ho. Ho anche questi qua in edizione limitata. Buondì, oggi un po' acciaccata con gola eccetera, ma non si molla niente, si parte. Ma buongiorno! Ciao, non sono più in Italia ma sono in Francia, in quel di Cannes. I più affezionati riconosceranno, oh mio Dio, riconosceranno il luogo. Ci sono stata un anno fa e feci il vlog, assolutamente. Appunto, zia lavora qua durante un momento, un periodo dell'anno, e quindi niente. Sa che la sua nipotina ama particolarmente viaggiare e quindi mi porta con lei. Siamo andati a fare un po' di spesa, adesso io sono sola ma poi mi raggiunge, e quindi molto brevemente ecco come ci nutriamo: vino per fare un super ape, dei panini perché durante il giorno qua lei lavora, io vado in giro, cioè per me è un'occasione di viaggio, quindi cerco sempre di mangiare non al ristorante ma come posso, mi arrangio.
insalatona sua, prosciutto e tacchino, e yogurt, vaniglia e fragola, cuori di insalata, non lo so, qualcosa senza glutine, creme caramel, il riso per stasera, questa è della frutta, acqua, perché così non ci nutriamo solo di vino, pane integrale, miliardi di banane. E sì, tra arrivare a Cannes, sistemarci eccetera, alla fine tra una cosa e l'altra sono già le 6:30, quindi adesso faremo un bellissimo ape, un aperitivo qua, che appunto per chi l'anno scorso non ci fosse, quando facevo questi vlog c'è una bellissima terrazzina. In questi giorni il piano è, l'anno scorso era il primo anno, quindi non conoscevo la città e l'ho voluta girare, esplorare. È una città molto carina, ma è piccola tutto sommato. Quindi quest'anno, visto che sto altri bellissimi 3 giorni, ho deciso che mi sposterò lungo la Costa Azzurra. Pensavo di fare alcune tappe che poi vedrete lungo il percorso, perché non le ho ancora stilate perfettamente. Buongiorno, oggi inizia una gita, sto per andare a prendere un treno alla stazione qui di Cannes e appunto oggi farò Nizza come destinazione, perché appunto zia ha già cominciato a lavorare già da stamattina. Quindi io me la sono presa con un sacco di calma, ma proprio tanta, perché sono le 10:30 tipo. Che bello. Se abitassi qua, ogni giorno un selfie nuovo. Allora, sto tornando a casetta ora e niente, piccolo bilancio di questa giornata, è stata molto molto bella e Nizza mi è piaciuta, avevo delle aspettative un po' più basse diciamo, città di Costa Azzurra insomma, con mare, questi palazzoni super antichi, eleganti, è molto bella. Però si è un pochino incasinata diciamo. 5:30 più o meno io sono tornata verso casino, perché avevo camminato tantissimo, ho fatto tipo 14 km in 5 ore, e quindi sono abbastanza cotta e volevo prepararmi insomma per l'evento di stasera, che è un cocktail di benvenuto alla fiera di Cannes, insomma all'evento diciamo di ogni anno, e è un evento abbastanza insomma elegante, si mangia, si balla così e non finisce tardissimo, però insomma tacchi, colloquiare con persone, cioè è un po' impegnativo, ecco, quindi volevo un attimo riposarmi un'oretta, poi farò una doccia e poi si parte. Buongiorno, oggi è lunedì 30 settembre, mi sembra assurdo che ormai sia già
terminata anche questa vacanza praticamente, perché mi è rimasto giusto oggi. Sto ultimando le cose per uscire, nel senso che ho fatto la doccia dopo la serata di ieri sera, è andata molto bene, non ho ripreso nulla perché ho fatto qualche storia col telefono, ma questa qua non l'avevo neanche portata. E poi niente, adesso esco. Oggi vado ad Antibes sicuro, poi vediamo perché è tardi e non lo so. Un attimo pensando a cosa portarmi per pranzo, oppure se pranzare fuori. Adesso decido, mi sbrigo perché ho il treno fra mezz'ora e quindi devo darmi la mossa. Ok, sto uscendo di casa, ho preso la bellissima decisione di non portarmi il cibo, perché sarebbe veramente diventato una specie di forno crematorio. Fa troppo caldo fuori, ci sono tipo 30 gradi. Alla fine non ho ripreso il pranzo, ma l'ho trovata, ho mangiato una buonissima Caesar salad di cui avevo una voglia pazza. No, però avevo iniziato il mio cammino verso il capo di Antibes, che appunto è la punta più esterna, estrema. Devo dire la verità, non è molto bello, cioè nel senso un po' abbandonato. C'era scritto tipo riserva naturale, anche carina, però cioè deserto, e allora ci sta, bellissimo viaggiare soli, però fino a un certo punto, nel senso non andiamo a cercare casini. E voilà, eccomi all'editing di questo video. So che è terminato in maniera un po' brusca, però praticamente poi ieri sera sono tornata a casa, ho dormito perché stamattina mi sono alzata all'alba per prendere vari aerei e treni per tornare qua a casa, quindi sono a casa. Termino qua questo vlog perché domani vorrei farne uno inerente all'inizio dell'università e basta. Spero che vi sia piaciuto, fatemi sapere cosa ne pensate di questa modalità. Un bacino.